In un attimo è qua, proprio qua. Ci piace Batman, ci piace com'è. Corre, corre, Batman, Batman. Gira per la città per difendere la libertà. La criminalità a gambe selata. Con lui giustizia c'è, di forza ne ha per. Capisci ora perché ho voluto un incontro con te? Gotham è praticamente invivibile da quando Batman spadroneggia su ogni angolo della città. Insomma, uno non può neanche rubare in santa pace. Stai rubando, hai fatto il colpo perfetto. E chi arriva? Lumi, con quella sua mascherina nera e svolazzando. E non mi permette di mettere a segno un colpo. Non guadagno niente. La situazione non può andare avanti così. Io non posso andare avanti così. Tutti i criminali di Gotham non possono andare avanti così. Per cui volevo un incontro con te. Certo. E mi sono anche permesso di chiamare a questo incontro il procuratore distrettuale Harvey Dent, che mi fa tutto il perfettino, però lo sappiamo benissimo che è passato dalla nostra parte. Allora, dobbiamo aspettare il nostro ospite o puoi già anticiparmi qualcosa riguardo alla tua proposta? La mia proposta è, diciamo che si può spiegare in termini semplici. Kill the Batman! Deve essere il nostro ospite. Apri. D'accordo. Sei in ritardo. Ho avuto un inconveniente per la strada. Inconveniente? Ti sei sversato il latte? No. Sei caduto in un fosso? No. Ti sei otturato il cesso? No. Ti è scappato il gatto? Ci sono! Ti sei seduto sul cesso, ma ti sei accorto solo dopo che ti mancava la carta igienica? No. E allora qual è? Ma cosa cavolo ti è successo? Adesso sei più brutto di tutti noi! Hai visto com'era bello prima? Adesso so, metà faccia rosa. Sei d'accordo che dobbiamo uccidere Batman? Sì, però una volta eravamo amici e adesso quando mi ha buttato giù nella cisterna d'acido non siamo più amici. Non ti garba, ci arriva. Oggettivamente. Si capisce, è normale. Allora, mi sembra ovvio che tutti noi abbiamo una proposta su come uccidere Batman. Cominciamo subito dalla mia. Io... È geniale questa, eh? Io avrei in mente di scardinare la tazza del water di Batman, così poi cade e si ammazza magari. Beh, guarda, sarebbe stata una buona idea. Se non, c'è un piccolo problema, guarda. Non sappiamo assolutamente dove Batman vive. Io so dove vive. Ah! Davvero, caro? E dove? Dove? Io so veramente dove vive. Bene, e la tua idea potrebbe essere utile. Dimmi, caro, dove vive? Io so
so davvero dove vive. Piera, devi dircelo. Non me lo ricordo più perché mi si è squagliato il cervello. Allora è troppo facile proporre per non sapere neanche. Insomma, allora se avete delle idee migliori, proponeteli presto. Secondo me bisogna fargli un buddo dietro per fargli venire un infarto. Una buona idea, però non lo so mica io se Batman si fa arrivare le spalle come boh e starà in guardia. Batman, come si fa? Così scartata. Idea del cavolo, cervello liquefatto. Come, prego? Ma niente, ma chi per letto? Beh, io un'ideuzza ce l'avrei. Cioè, in verità avrei un progettino che va avanti da un po' di tempo. Però non so se ve la voglio dire. Scusa, cos'è? Cioè, allora, prima ci contattiamo, ci diciamo, adesso mettiamo in comune le idee, poi ti viene se io voglio dire. Spera, dai, cos'è? Niente. Va bene, lo spiegherò a parole semplici, così che voi due teste bacate possiate capirlo. Ho costruito una macchina del tempo. Macchina del tempo? Stai scherzando? No. E cosa ce ne facciamo noi di una macchina del tempo? Torniamo indietro nel tempo per curarci le emorroidi prima che ci diano troppo fastidio e ci facciano cambiare i pensieri premendo nel cervello! È una buona idea, eh? No, ovviamente non è stata costruita per quello. In realtà pensavo che se noi tornassimo indietro nel tempo fino ad arrivare al momento in cui Batman, nostro acerrimo nemico, era ancora un pargoletto alto così, potrei ucciderlo senza problemi. Potrebbe rivelarsi una buona idea. È una splendida, splendida idea, è geniale! Sì, adesso dici che è geniale perché l'hai inventata tu, è un'idea. Allora, quando partiamo? Adesso, andiamo, andiamo. Perché devo stare dietro? Perché hai due facce e occupi due posti. Ma che domande fai? Idiota. Come potete notare, questa è una super macchina del tempo. È proprio costruita dentro un appunto. È geniale. La smetti? Bene. Ora basta soltanto impostare la data. Di quanti anni dobbiamo retrocedere? Che ne so, vai a casaccio, fai, che ne so, quanti anni avrà adesso Batman? Oh, non ho idea. Retrocediamo di 28. Dai, 28, dai. Che poi al limite torniamo più avanti, chi se ne frega. Ecco, basta inserire la data esatta. 28 anni addietro. Ah, allacciate le cinture di sicurezza. Se no, mi fanno la multa e mi portano via la patente. Io di te non mi fido. Soprattutto perché devi guidare con sto coso qua sulla testa. Se hai un'idea migliore, proponila. A patto che non sia quella del cesso, naturalmente. E allora non ce n'è nessuna. Bene. Pronti? Partenza? Via! Siamo arrivati. Sì, può essere di... Sì. Sì, dai.